Ciao a tutti amici vicini e lontani, oggi vi parlerò di come montare gli occhietti sui vostri streamer. C'è chi dice che non sono importanti, io invece reputo che siano importanti. Per quale motivo? Perché gli occhietti, per quanto poco, gli occhi su un pesce sono comunque un target ben preciso che qualsiasi predatore va a puntare. Solitamente infatti, se andiamo a vedere, i pesci predatori attaccano in prevalenza la testa dei nostri artificiali. Vi faccio un esempio: quando andremo a fare dei recuperi particolarmente lenti, magari anche in acque di un lago per esempio, che non corrono, in cui l'artificiale verrà recuperato molto lentamente, in quei frangenti, dal mio punto di vista, il predatore noterà anche gli occhietti e sarà più propenso ad attaccare i nostri streamer. Inizialmente, qualche anno fa, gli occhietti esistevano solo piatti, flat. Negli anni sono stati sviluppati degli occhietti in 3D, ve ne faccio vedere alcuni, di varie dimensioni, ok? Dimensioni di colori che andremo ad utilizzare, ad applicare ai nostri streamer, varieranno a seconda delle dimensioni e dei colori dei nostri streamer stessi. Inizialmente attaccavo gli occhietti con vari tipi di colle, per esempio con l'Attack, che è la colla più semplice e più immediata che avevo tra le mani, ovviamente, che utilizzavo anche per altri scopi. Però poi, quando andavo a pescare, dopo pochi lanci o magari dopo qualche attacco di qualche predatore, gli occhietti si staccavano e io rimanevo senza occhi negli artificiali. Di conseguenza, la volta successiva rientravo a casa, mettevo l'attacco nuovamente, ma comunque gli occhietti si staccavano allo stesso modo. Allora, a forza di prove e riprove, sono arrivato a capire che il miglior metodo perché gli occhietti rimangano belli saldi ed attaccati ai nostri artificiali è quello di usare la colla epossidica. Solitamente utilizzo colle bicomponenti da almeno 7-8 minuti, 10 minuti, anche quelle che si seccano anche i 15 minuti vanno bene. Ovviamente più artificiali, più occhietti dovremo andare ad attaccare agli artificiali, più lungo dovrà essere il tempo in cui la colla si seccherà. Altrimenti rischieremo di buttare via troppa colla o bicomponente. Adesso vi faccio vedere come eseguo il montaggio degli occhietti. Buona visione, ci vediamo, ciao! Ripetiamo, adesso ci aiutiamo con uno stuzzicadente a mescolare i due fluidi, perché quando questi due fluidi entrano in contatto, le due parti bicomponenti della colla entrano in contatto e cominciano a catalizzare. Adesso comincia a sentirsi anche l'odore proprio caratteristico di questa colla. È abbastanza puzzolente, però permette veramente di fissare gli occhietti in maniera definitiva. Mescoliamo bene, come c'è scritto nelle istruzioni, qualsiasi colla bicomponente ha le istruzioni e i tempi di in cui indurisce. Ovviamente andiamo a prendere gli occhietti, in questo caso 5. C'è due occhietti adeguati a questo artificiale, cerchiamo lo stuzzicadente, mettiamo la colla nell'occhietto e andiamo ad appoggiarlo. Come vedete si blocca immediatamente, mi pulisco sempre le mani e facciamo anche l'altro artificiale, ne ho due. Perché non vado subito a fare anche l'altra parte della testa?
evitare che si spostino. Adesso gli lascio lavorare, la colla 10 minuti perché si possa bloccare e poi andrò a posizionarli dall'altra parte. Ok, sono già passati 15 minuti, il primo occhietto è bello che è bloccato, adesso andiamo a fissare l'altro occhietto, anche questo è bloccato. Vediamo un occhietto. Ci aiutiamo con lo stuzzicadente. Ecco anche la distanza dell'occhietto dall'occhiello dell'amo. Sempre un fazzoletto di carta per pulirsi le dita. Teniamo un po' premuto in modo che le fibre vadano a finire all'interno.